Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Si è concluso da poco il congresso mondiale di andrologia tenutosi a Miami. Sicuramente ci saranno molte novità, alcune solo per dare degli spunti scientifici, altre applicabili. Ad esempio, una interessante novità che tra l'altro ha portato avanti anche nello studio il professor Nicola Mondaini, di cui sono un caro amico, collaborando con l'università, un gruppo di ricerca israeliano e la Validity Medical. Un device dedicato al trattamento dell'eiaculazione precoce. Per farla molto semplice, una sorta di cerotto che si applica sul perineo, nella zona fra i testicoli e l'ano, in grado, quando attivato, di dare una piccolissima scarica elettrica, la quale va chiaramente a modulare quella che è l'innervazione delle strutture dedicate al riflesso eiaculatorio, essenzialmente il muscolo bulbo cavernoso. Questa piccola scarica elettrica, assolutamente indolore, crea una sorta di paralisi temporanea del muscolo bulbo cavernoso, diciamo quindi mettendo un po' al guinzaglio quello che è il riflesso eiaculatorio. Questo non permette al momento di gestire in maniera totalmente personalizzabile il riflesso, però si è visto che può sicuramente triplicare il tempo con il quale la persona gestiva la propria eiaculazione. Ad esempio, la persona affetta da un'eiaculazione precoce che circa in un minuto soffriva di un riflesso anticipato potrà giovarsi di tempi più lunghi di 3 minuti. Può sembrare chiaramente molto poco, scusatemi, ma comunque è già un grosso beneficio per la persona. E sicuramente poi, come in tutte le cose, vi saranno delle progressioni in quello che è anche la performance di questo device stesso. Consideriamo una sorta di cerotto che si applica sul perineo. I costi orientativi dovrebbero essere intorno ai 10 dollari orientativamente, che poi equivale a quello che era all'epoca dell'introduzione del Viagra la spesa della compressa, no? Poi entrarono i generici e quant'altro, i galenici, quindi anche su questi nuovi approcci per l'eiaculazione precoce ci saranno poi delle rimodulazioni. E sulle tariffe e sui costi dovrebbe entrare in commercio a breve nel 2023, ci siamo, e quindi ecco sicuramente un'arma che deve essere assolutamente impiegata, applicata sulla persona, sul paziente che viene ai nostri ambulatori, e poi si vedrà nel concreto quelli che saranno i risultati poi nella pratica clinica. Attualmente però a livello di studio sull'uomo i risultati sono stati interessanti, tanto da far passare tutto l'iter burocratico, legale e anche diciamo così, seri protocolli americani, la validazione di poter mettere in commercio questo device, per cui assolutamente sarà nostro obbligo proporlo al paziente. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.